Continuiamo a parlare di territorio e di cultura perché tra le città che sono candidate ad essere capitale europea della cultura per il 2019 c'è Bergamo. Di questo abbiamo parlato proprio con il presidente della provincia, Ettore Pirovano. Sentiamo. Presidente Pirovano, serata dedicata alla regione Lombardia, quella di questa sera la Bergen Fest, tra i presenti anche l'assessore alle culture. Tra l'altro proprio Bergamo è candidata ad essere capitale della cultura europea per il 2019. La provincia si è già mossa e ha già stanziato anche 200.000 euro per questo. Sì, con grande fatica, però era importantissimo far sentire al comune che anche la provincia, che rappresenta tutto il territorio, si affiancava. È una sfida molto importante. Noi abbiamo due temi, la cultura e il lavoro, perché Bergamo magari la cultura non è stata valorizzata, nonostante abbiamo grandi compositori, grandi artisti, abbiamo di tutto, abbiamo i Tasso che hanno inventato la posta, le poste, però il lavoro, quindi noi siamo molto fiduciosi. C'è uno staff di giovani, c'è l'Università di Bergamo che partecipa con grande professionalità a questa preparazione del dossier che deve essere consegnato entro il 20 settembre. È un dossier questo molto burocratico che stabilisce la rosa dei concorrenti, la prima sfrondatura dei concorrenti. Non temiamo gli avversari, noi di Bergamo siamo molto, molto fiduciosi e molto orgogliosi di questa candidatura. Derby Lombardo e con Mantova, voi su che cosa punterete in particolare? Ci sono magari due o tre eccellenze culturali che vorreste mettere sotto l'occhio dell'attenzione? Ma è molto variegato, non voglio anticipare, anche perché magari dare le anticipazioni qualcuno poi le usa, però noi abbiamo un grande vantaggio, oltre ad avere la città abbiamo anche il territorio e anche Mantova, ma noi abbiamo qualcosa che quasi nessuno ha tra i concorrenti, che è un aeroporto, che oggi è il terzo in Italia, quindi questo credo che anche per l'afflusso di eventuali turisti e per la disponibilità di vedere le opere d'arte e di vedere il paesaggio, che già lui stesso è un'opera d'arte, credo che ci dia dei grossi vantaggi. Lei prima ha citato i giovani, non a caso, perché ha detto che questa sfida deve essere vinta soprattutto attraverso i giovani. Sì, perché la burocrazia europea è molto più giovane della nostra burocrazia che abbiamo in Italia. Io e il sindaco Tentorio andiamo bene per mettere le firme, però è meglio che ci sia qualcuno di più giovane a rappresentarci. È un modo di vedere le cose, le organizzazioni, molto diverso, al di là del sapere usare i computer. Non è quello, è lo spirito che deve essere più consono con i nostri tempi.